Registro dei tumori. Tutti lo vogliono, ma ancora non è in realtà. Ormai da una vita, varie associazioni, oltre al consigliere comunale di Cassinate, Carmine Di Mambro, sono attivamente impegnate per l'attivazione del registro dei tumori. La provincia di Frosinone, per criticità ambientali che vanno dall'inquinamento del fiume Sacco a quello causato dalle polveri sottili, rileva un alto tasso di incidenza di malattie oncologiche. Donne, adulti, adolescenti e bambini, il cancro non risparmia nessuno. Nei giorni scorsi, il consigliere provinciale e comunale di Frosinone, Danilo Maiocchetti, aveva chiesto di conoscere le vere e reali cause che ancora impediscono l'effettiva partenza del RTL sui territori. La piattaforma informatica è in fase di realizzazione. Questa è la risposta dell'assessore D'Amato a Maiocchetti, ma della data di partenza non vi è traccia. Dunque, una procedura ancora in alto mare, un ritardo che i cittadini della provincia di Frosinone non possono più tollerare. In provincia si continua a morire. Prendo atto, e per questo ovviamente lo ringrazio, della risposta dell'assessore alla sanità della Regione Lazio, l'onorevole Alessio D'Amato. Circa la mia richiesta, commenta Magliocchetti pur apprezzando la sensibilità dell'assessorato verso la delicata tematica sollevata, la nota tuttavia, da un lato non precisa come avevo richiesto, una data certa nella quale nel Lazio, in particolare nella provincia di Frosinone, lo strumento sarà effettivamente operativo, consultabile ed accessibile dall'altro che il RTL non è ancora effettivamente partito, come andiamo denunciando da tempo, anche se certamente non per responsabilità dell'assessore D'Amato che ha avuto l'incarico assessorile solo da pochi mesi. Per il momento prendiamo per buona la nota dell'assessore, con l'auspicio che la delicata vicenda si concluda presto. Ma con la certezza che, qualora questo non dovesse accadere in tempi rapidi, Frosinone farà sentire la propria voce in maniera eclatante, per vedere realizzato finalmente uno strumento importantissimo al quale guardano con fiducia tante persone malate di tumore.